Amici di Sportissimi, ciao da Salvo Geraci, benvenuti al No Camp di Capaci. Siamo nella provincia di Palermo e Isola Athletic Palermo. Siamo nella nona giornata del campionato della Serie C1 siciliana di futsal. Delisi, Athletic in possesso, il tiro da fuori, il gol sotto porta di Giuliano. Dopo il tiro di Tuzzolino, il gol dell'Athletic Palermo. Uno 2 che c'è per l'Athletic. Delisi batte, così a batte e segna il gol del raddoppio. Peter Risi, il passaggio sotto porta Sorrentino, ma ce l'ha battuto sul mancino. Il gol dell'Isola con Giacomo Catalano che riapre il match 2-1 in alto. Tanti palloni, anche in situazione di 0-0, qui fallo su Abate. Peter Risi centra la porta, il 2-2 dell'Isola con dedica speciale. La squadra di Bucheri ce la fa. Adesso Giuliano verso l'interno da Tuzzolino. Cetuve è pronto a ricevere. Sì, scambio, non è uscita la palla, allora il passaggio dentro per Giuliano a fare 3-2. Sorrentino ne ha due davanti, decide comunque di andare, ma fallisce la sterzata di Tuzzolino, gira tutti e poi segna il gol del 4-2. Si prende la scena così Giovanni Tuzzolino. Pallone regalato Catalano, mancino sporcato, poi Sorrentino entra, c'è il fallo. Sorrentino, il gol del 4-3, l'Isola c'è sul calcio di rigore. Mirko Sorrentino, Isola, Catalano in contropiede, la squadra di Bucheri che punta con Arato ad avere una grandissima occasione per fare 4-4. Ne ha avute tante Arato oggi, tutte non sfruttate al meglio. Il destro in porta per il gol delle 5-3 dell'Athletic Palermo. Il gol di Giuliano. Avanti l'Athletic, pallone largo, servizio dentro. L'autogol di Catalano per il gol delle 6-3. Buona posizione per Giuliano. Lascia dietro per Tuve. Il gol del 7-3. Athletic che ormai ha messo al sicuro questa partita.